Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Allora, prima di dirvi che cosa ho intenzione di girare oggi, volevo farvi una piccola domanda perché ho bisogno di avere la vostra opinione e quindi ve la faccio subito così sono sicura che molti di voi la sentiranno e mi potranno rispondere. Avevo intenzione di fare anche quest'anno, come lo scorso anno, una specie di vlogmas. Quindi l'anno scorso, per chi non lo sapesse, per 25 giorni, quindi dal 1 dicembre al 25 dicembre, ho registrato dei mini vlog dove appunto riprendevo parte della mia giornata e all'interno di ogni mini vlog parlavo di un libro che mi era particolarmente piaciuto e che vi consigliavo da regalare a qualcuno per Natale. Allora, devo dire che l'anno scorso le visualizzazioni non sono state un'infinità per quanto riguarda questi piccoli vlog, anche se chiaramente in un anno le visualizzazioni in generale, gli iscritti al mio canale sono molto aumentati, quindi non saprei fare una prospettiva per quanto riguarda questo dicembre appunto che verrà. Però non sono sicura che sia la formula adatta e che magari a voi effettivamente piaccia. Fare questo vlogmas che poi avevo chiamato i libri dell'avvento chiaramente richiede del tempo e delle energie, non solo per girare il video, ma proprio per montarlo e pubblicarlo in maniera veloce, perché ovviamente ogni giorno devo pubblicare qualcosa. Quindi non lo voglio fare se a voi non interessa vederlo, perché ovviamente questo canale è dedicato a voi che lo guardate. E quindi fatemi sapere qual è la vostra idea, se vi piacerebbe rivedere dei mini vlog come ho fatto, se avete qualche altra idea, preferite qualcos'altro, sempre che riguardi chiaramente la lettura. Insomma, aspetto delle vostre idee, se avete piacere di vedere appunto dei video che vadano dal 1 al 25 dicembre, perché se a voi piace, a me l'anno scorso è piaciuto farlo e quindi lo rifaccio volentieri. Detto questo, andiamo adesso al video che voglio fare oggi. Innanzitutto mi scuso per la luce, ma fuori sta diluviando, quindi io ho acceso tutte le luci possibili della stanza, non so se sarà un po' giallina, comunque questo abbiamo. Allora, ho deciso di fare un video che facesse parte della rubrica Vita da libraia, che ho iniziato qualche tempo fa e che ho visto, insomma, piace molto, ma ultimamente non avevo pubblicato niente. Ho deciso di riproporre un video che avevo già fatto perché era piaciuto molto, con le ultime uscite, quindi i libri molto venduti in quest'ultimo periodo e che appunto sono usciti non più di un paio di mesi fa, più o meno, ecco. Non so se si vede nell'inquadratura, comunque qui accanto ho una bella pila di libri di cui parlarvi. Sono libri che io non ho letto, ma che appunto vi consiglio perché me li hanno inviati in questo periodo in libreria. Devo dire che guardando la classifica dei libri più venduti dell'ultimo periodo all'interno del sito dal quale io mi rifornisco, che poi è il principale d'Italia, ovviamente ci sono anche dei titoli di libri già usciti da un po' di tempo, per esempio Prima di te è un libro che è sempre in classifica nonostante sia, io penso, qualche anno che è uscito, o per esempio L'amica geniale, ecco, anche quello, essendo tornato un po' di moda adesso, soprattutto con le dicerie che ci sono state sul chi sia veramente l'autrice e sul fatto che ci dovrebbe essere creata una serie TV ispirata a questi libri, è un libro che è in classifica ma che obiettivamente non è uscito nell'ultimo periodo, e quindi invece ho cercato di concentrarmi su quelli che sono usciti ultimamente. Altra cosa che dico prima di cominciare è che io su Snapchat via via, insomma, faccio anche vedere che cosa mi arriva in negozio, quindi faccio, insomma, apro le scatole con voi, analizzo che cosa mi ha mandato il mio fornitore. È divertente. Per ora io non sto usando Instagram Stories, Instagram preferisco usarlo soltanto per le foto al momento, perché Instagram, Snapchat mi piace di più. Quindi se avete piacere anche di entrare più in contatto con me e vedere in pratica come funziona la libreria, entrare con me anche all'interno di questo mondo, se volete aggiungermi su Snapchat, avrò chiaramente piacere di avere non soltanto le vostre visualizzazioni, ma soprattutto le vostre opinioni, i vostri commenti, uno scambio di idee, e potrete entrare in contatto con una piccola libreria, quella che gestisco. Io su Snapchat sono martinabelli17, comunque vi lascio come sempre tutto sotto. Cominciamo! I libri di cui vi parlo saranno in una classifica, diciamo, dal 9° o 10° posto, mi sembra siano 9 i libri che ho scelto, comunque fino al 1°, quindi da quello che è meno venduto, anche se in realtà ne vendono tanti in questo periodo, a quello che è proprio il top, quello più venduto nell'ultimo periodo. Il primo libro di cui vi parlo è Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol.
Non ho letto questo libro, ma l'ha letto la mia mamma. Prima di tutto c'è da dire che me ne è arrivata una quantità enorme in negozio quando appunto mi fanno l'invio delle novità e io sono rimasta un po' stupita perché non ne avevo sentito parlare purtroppo e quindi ho detto ma perché me ne hanno mandati così tanti? Ecco, mia mamma l'ha letto, quindi io ho intenzione di leggerlo, per questo non mi sono letta la trama. In ogni caso è un libro che parla, è diciamo scritto da un ragazzo che parla di suo fratello che è down. La mia mamma l'ha letto in 2 giorni, l'ha divorato perché parla non tanto della malattia in sé, ma di come questa malattia chiaramente possa influire nei rapporti umani all'interno della famiglia. Il ragazzo che ne parla, che in realtà è un ragazzo molto giovane, io penso sia poco più che ventenne, è dolcissimo, è molto umano, simpatico e diciamo che riesce a far capire dietro quella che sembra una malattia contro la quale, insomma, con la quale è difficile rapportarsi, in realtà si nasconde una profonda intelligenza, una profonda emozione che a questo punto, insomma, rende il rapporto quasi più speciale di quello tra due persone normali, tra virgolette. Non so se mi sono spiegata. La mia mamma dopo si è andata a vedere alcune interviste, me le sono viste anch'io su YouTube, di questi due ragazzi insieme, e il fratello maggiore mostra veramente una sensibilità, un'umanità impressionanti, e quindi, insomma, dice che merita veramente, veramente tanto. Io quindi ve lo straconsiglio, proprio perché in ogni caso leggerò anch'io, ma di solito quello che piace alla mia mamma piace anche a me, e basta questo. Altro libro uscito recentemente è Le ragazze di Emma Klein, penso si dica. Ho acquistato questo libro non soltanto perché era un'ultima uscita ed era molto molto venduto, ma anche perché è un grande consiglio di Lenia Zodiaco e credo che tutti quelli che sono iscritti al mio canale siano anche iscritti al suo, e quindi insomma saprete di cosa parlo. So che è scritto molto molto bene e la storia è un po' particolare, nel senso che parla di quelle ragazze che in degli episodi accaduti anni fa e che credo non siano in realtà del tutto terminati, venivano diciamo sedotte dal fascino di un gruppo di ragazzi e ragazze che si ritrovano per diciamo degli incontri un po' particolari fatti di riti, di musica, a volte di droga, di sesso, e che questo gruppo diventa talmente dominante nella vita delle ragazze appunto da portarle a fare delle cose che non avrebbero dovuto fare. Il libro non è assolutamente, per quello che ho sentito, non è assolutamente scontato e soprattutto è scritto veramente molto bene, proprio anche a livello lessicale merita molto leggere qualcosa ogni tanto di un po' più articolato, un po' più alto dal punto di vista culturale. Sono curiosissima di leggerlo, lo volevo leggere adesso, ma mi sono fatta trascinare da un altro libro molto bello del quale non vedo l'ora di parlarvi, e quindi per ora questo è rimasto in negozio, però ecco, sicuramente un grande consiglio, anche perché appunto uno dei più venduti del momento. Altro libro stravenduto e uscito recentemente è Un po' di follia in primavera di Alessia Gazzola? Gazzola? Non l'ho mai saputo, anzi ditemelo. Comunque, autrice italiana di gialli apprezzatissimi, amatissima. Ogni volta che ho questi libri in negozio mi vanno a ruba, perché veramente è un'autrice che piace molto. Oltretutto, sicuramente, anche se non ho letto niente, sicuramente a me piacerebbe leggerla, piacerà leggerla, perché un giorno lo farò, perché di solito le donne che scrivono gialli a me piacciono di più, ecco. In ogni caso, anche qui abbiamo un'indagine su un giallo abbastanza classico, un uomo che viene ritrovato morto nel suo ufficio, se non era uno psicanalista, un uomo molto in vista, un uomo di spicco, ma soprattutto un uomo molto carismatico, capace di coinvolgere le persone. E la particolarità della vicenda è che si trovano praticamente, non ci sono quasi indizi, ecco, sulla scena del crimine, e la protagonista, che era già protagonista di altri libri della stessa autrice, decide comunque di non arrendersi e indagare su questo omicidio. Per chi ama i gialli, per chi ama gli scrittori italiani che sanno scrivere bene, questo è sicuramente adatto. Altro libro di un autore super apprezzato italiano è Teutoburgo di Valerio Massimo Manfredi. L'unico difetto di questi libri pubblicati dalla Mondadori sono i costi, anche questo viene 20 euro. Io non so la Mondadori cosa abbia in testa. In ogni caso, nuovo libro di questo autore appunto amatissimo, che scrive prevalentemente romanzi storici molto accurati, che quindi chi ama il romanzo storico sicuramente già conosce questo autore. Anche qui siamo all'epoca romana, i protagonisti sono due figli di un re germanico che vengono catturati, portati a Roma e istruiti alla cultura romana, quindi alla lingua e alle
abitudini, a quelle consuetudini romane. Loro hanno avuto un'idea geniale, l'idea di costruire una strada che potesse attraversare boschi, fiumi, pianure, montagne, quindi un nuovo mezzo di comunicazione, tra virgolette, che appunto è la strada, e la loro intelligenza verrà anche sfruttata dagli stessi romani. La domanda che ci si pone alla fine della trama è: ma queste persone riusciranno davvero, nonostante siano affascinate dal mondo dell'antica Roma, a dimenticare la loro provenienza germanica e il fatto che sono cresciuti nei boschi, e il loro padre in particolare, che è appunto un re germanico? Sicuramente una bella storia, sicuramente una strada d'azione, e soprattutto ambientata in un periodo storico sempre molto interessante e che Manfredi sa sempre rendere in maniera eccezionale. Altra grandissima uscita del periodo è Fine turno di Stephen King. Parliamo della copertina, che è meravigliosa, secondo me ha dei colori fantastici, e ho scoperto leggendo la trama che è in realtà collegato a due libri precedenti. Infatti vi leggo: dopo Mr. Mercedes e Chi perde paga, King ha scritto l'atteso capitolo conclusivo della sua trilogia poliziesca, nella quale l'autore, come ci ha ormai abituato, combina il suo impareggiabile senso della suspense con uno sguardo lucidissimo sulla fragilità umana. Quindi ci ricolleghiamo, diciamo, soprattutto a Mr. Mercedes. In ogni caso ritorna lo stesso assassino che era presente nei libri precedenti, con dei nuovi omicidi che metteranno, diciamo, in subbuglio la mente di colui che indaga, che è poi il protagonista. Infatti tra le vittime ci sono sia la ragazza che era rimasta gravemente ferita, mi sembra fosse rimasta in coma dopo l'avventura di Mr. Mercedes, e la madre appunto del protagonista, che si troverà quindi ad indagare di nuovo sullo stesso assassino, che pare avere anche dei poteri soprannaturali. Ecco, questo è quanto. Stephen King è una garanzia per chi ama non soltanto l'horror, ma anche l'azione, la suspense, la tensione, e che insomma ama questo autore, che è comunque il re, quindi di solito non delude. In ogni caso ve lo faccio vedere, perché appunto è un'ultima uscita, se lo amate correte a comprarlo. Parliamo adesso di un altro autore molto famoso, e sto parlando del libro Il libro dei Baltimore di Joel Dicker. Joel Dicker è l'autore di La verità sul caso Harry Quebe, o detto all'italiana Quebert. In ogni caso, un libro, un giallo bellissimo, che io ho adorato, che ho letto in pochissimo tempo, nonostante fosse lunghissimo, realmente lungo quanto questo, perché anche questo è un bel mattone, e che quindi sono molto curiosa di leggere, sono curiosa insomma di leggere anche questo volume, perché ovviamente conosco la scrittura di Joel Dicker, mi piace, e sarei curiosa di vedere questa nuova storia. Praticamente la trama ritrova lo stesso protagonista di La verità sul caso di Harry Quebe. Allora, praticamente per quello che c'è scritto, c'erano due famiglie nella zona che si chiamavano Goldman o Goldman. I Goldman di Baltimore e i Goldman di Montclair. Ecco, e tra i Goldman di Montclair, quindi in questa di questa famiglia, fa parte Marcus, il protagonista del libro precedente. Lui, insieme alla sua famiglia, hanno sempre guardato con grande ammirazione la famiglia dei Goldman di Baltimore, quindi appunto la famiglia che aveva il suo stesso cognome ma abitava in un luogo diverso, soprattutto perché sia lui che i suoi cugini erano innamorati di una ragazza, insomma, di questa famiglia. E fatto sta che in questo libro l'autore vuole rivedere, raccontare la storia della sua infanzia e del rapporto tra queste due famiglie, ripercorrere la storia della famiglia fino a un giorno che viene denominato il giorno della tragedia. E da lì c'è una scoppia, diciamo, una domanda: che fine hanno fatto i Goldman di Baltimore? E quindi nasce anche una specie di indagine. Sicuramente interessante, io ho letto la trama praticamente adesso per fare questo video, e mi ha incuriosita moltissimo. Quindi è vero che la lunghezza un po' blocca, però devo dire la verità sul caso di Harry Quebe, io l'ho letto veramente in pochissimo tempo, perché prende tanto, quindi ogni minuto libero uno si trova lì a leggere, e quindi ve lo consiglio, io vi consiglio questo, e chiaramente vi consiglio anche il suo primo volume. Passiamo adesso siamo agli ultimi tre, quindi al terzo posto troviamo Il domatore di leoni di Camilla Läckberg. Sono molto felice che questo libro sia in classifica, tra virgolette, perché io adoro Camilla Läckberg. Non ho letto la trama di questo libro, mi dispiace, perché io voglio leggere tutti i libri che ha scritto questa autrice, anche se adesso al momento ho letto soltanto il primo, perché appunto lei riporta gli stessi protagonisti, anche se ovviamente in ogni libro cambia la vicenda sulla quale devono indagare. Ecco, quindi
Questo comunque è un altro libro della serie che chiaramente può essere letto in maniera autonoma perché nonostante i protagonisti siano sempre gli stessi, i casi sono sempre nuovi, quindi non c'è bisogno di aver letto il libro precedente per capire, ecco. Camille Läckberg scrive benissimo, quindi vi straconsiglio questo libro perché sicuramente sarà bello, è molto affascinante, è intrigante, i personaggi sono realistici, sono ben descritti, sono molto sfaccettati, molto naturali, con dei problemi reali e gli intrighi non sono esageratamente complicati, quindi è bello anche seguire e sospettare insieme a coloro che indagano, ecco, anche insieme ai protagonisti. Veramente consigliatissima come lettura, quindi anche se non volete acquistare questo, qualunque libro di Camilla Läckberg è straconsigliato. Al secondo posto troviamo 10 e lode di Sveva Casati Modignani. Allora, la Sveva, come la chiama la mia mamma, come se fosse una sua amica, è un'autrice amatissima in Italia, una donna che tendenzialmente piace molto soprattutto alle signore e che appunto scrive dei romanzi, di solito romanzi d'amore, che coinvolgono moltissimo. Se volete acquistare questo libro non leggete la trama perché c'è scritto tutto, io vi dico soltanto un po' riassunto, e cioè che i due protagonisti sono lui, un uomo che lavora come insegnante in un istituto superiore, nel senso, e lei invece lavora in una piccola casa editrice che lei stessa ha fondato. Le loro vite chiaramente si intrecceranno, hanno avuto delle delusioni durante la vita e cercano, sono entrambe alla ricerca della felicità, ma soprattutto è protagonista sì la loro storia, il fatto insomma che queste vite si intreccino, ma è anche protagonista uno spaccato d'Italia che vede la crisi sia nel mondo editoriale e sia nel mondo scolastico, quindi sicuramente anche un'analisi molto bella dell'Italia di oggi da questo punto di vista. Per chi ama la Sveva è super consigliato, in ogni caso è consigliato anche per chi è alla ricerca di un romanzo scritto bene che coinvolga, non esageratamente impegnativo ma molto realistico e attuale. Infine, al primo posto di questa nostra classifica dei libri più venduti del momento abbiamo ovviamente Harry Potter e la maledizione dell'erede. Allora, io non ho letto questo libro, sicuramente una volta insomma smaltito il periodo più intenso uno me lo porterò a casa e lo terrò sicuramente, ma non so se lo leggerò perché ero rimasta molto delusa dal fatto che J.K. Rowling avesse voluto scrivere, aggiungere un capitolo alla sua serie, anche se in realtà, come sappiamo ormai tutti, questo non è stato scritto da J.K. Rowling, è nato da un'idea dell'autrice che poi è stata trasformata in uno spettacolo teatrale ed è stato deciso di trasporre il copione anche all'interno di un libro in modo che potesse essere anche venduto appunto come libro da leggere, non soltanto come opera da vedere. Quindi, ok, l'idea di J.K. Rowling, ma in realtà ce ne importa poco, arriviamo in fondo e quando leggiamo Harry Potter sicuramente siamo tentati di acquistare il libro. Non mi è piaciuta molto l'idea di aggiungere un capitolo alla serie, perché qui si parla appunto dei figli, dei protagonisti degli altri libri, perché mi è sembrata una cosa soltanto insomma monetaria, soltanto per avere un po' di soldi, come mi ha deluso la Meyer quando ha deciso di scrivere Life and Death, proprio per ricalcare in un successo passato, per ricavare ancora qualche soldo, come non mi è piaciuto, anche se ovviamente fa schifo tutta la serie di 50 sfumature, in ogni caso una volta finita la trilogia è stato pubblicato Grey, la storia vista dal punto di vista di lui, una cosa assurda. Non mi è piaciuto neppure il fatto che Giorgio Moyes abbia scritto Dopo di te soltanto in seguito al grande successo di Io prima di te, che doveva rimanere un libro singolo. È per questo che io Dopo di te ancora non l'ho letto, sono titubante perché vorrei prima sentire un po' di opinioni per capire se mi deluderà o meno. Ecco, io queste cose commerciali proprio non le sopporto, quindi questo libro per ora non lo leggerò, ma probabilmente lo terrò a casa anche soltanto per collezione, perché comunque i libri di Harry Potter li ho tutti. In ogni caso è il più venduto nel momento, obiettivamente ragazzi, come ho detto, io anche ho sentito recensioni negative, ma fatto sta che alla fine me lo prendo, e quindi per chi è un amante di Harry Potter probabilmente andare avanti e leggere che cosa accade dopo è una grandissima tentazione, quindi in ogni caso non mi fate problemi se lo volete comprare, non c'è nulla di cui vergognarsi perché Harry Potter è Harry Potter, obiettivamente. Ok, qui ho finito i libri più venduti. Volevo fare una piccola menzione per un altro paio di libri che non ho qui con me. Uno è Inferno, che è di Dan Brown, che ovviamente è stato scritto qualche tempo fa,
addirittura penso un paio d'anni fa, può essere, non lo so, in ogni caso è stato ripubblicato adesso con una nuova copertina in occasione dell'uscita del film, che è appunto proprio in questi giorni, anzi addirittura credo che da qualche giorno sia già uscito il film. Io l'ho letto, non mi è piaciuto perché c'è una bellissima idea di base che fa riflettere molto, ma secondo me è proprio stato scritto apposta per il film, quindi c'è un'azione talmente serrata che secondo me prende un po' in giro il lettore, nel senso che si capisce bene che ne verrà tratto un film. Il film lo andrò a vedere proprio perché secondo me come film renderà benissimo e sarà sicuramente un bel film d'azione che ci tiene belli legati insomma alla storia, e in ogni caso, come ho detto, l'idea di base è veramente geniale, mi è piaciuta moltissimo. Altro libro che vorrei menzionare, che è uscito proprio in questi giorni, è Harry Potter e la Camera dei Segreti nella versione illustrata. Non ve lo posso far vedere perché non ho ancora qui con me, l'ho appena ordinato, sia da tenere in negozio sia per la mia libreria personale. Intanto comunque vi faccio vedere qualche pagina. Questa è una bellissima idea secondo me, ripubblicare i libri, anche se purtroppo ne vengono pubblicati tipo uno all'anno, quindi ci vorranno 7 anni per averli tutti. In ogni caso è un'idea molto carina per avvicinare i bambini alla lettura della storia di Harry Potter un po' prima di quando l'avrebbero fatto se ci attenessimo soltanto ai libri, quelli classici, perché chiaramente le immagini stimolano e aiutano la fantasia del bambino a leggere il libro anche, ecco, un pochino prima. Io li voglio collezionare proprio perché vorrei farli leggere ai miei figli, sperando di averli presto, perché secondo me insomma è una storia che merita, che non si deve assolutamente perdere. Ok, questo video sarà lunghissimo, mi dispiace, avevo tanto di cui parlare, ma sono entusiasta di quello che ho fatto, del lavoro che ho fatto, perché veramente sono dei libri che meritano e ho piacere di consigliarvi, di farvi conoscere qualcosa di nuovo. Io vi ricordo che i miei contatti sono qua sotto e di rispondermi alla mia domanda: cosa volete che io faccia per i 25 giorni di dicembre? Volete dei mini vlog, volete dei video tag, qualche consiglio libresco, non lo so, vi fa piacere vedere qualcosa del genere? Io aspetto come sempre i vostri commenti, grazie ancora per gli iscritti e i commenti gentilissimi, e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!